Grazie Presidente. La mozione che stiamo discutendo è sottoscritta, come è possibile vedere, anche insomma, da altri colleghi della maggioranza. È stata depositata ad ottobre del 2019 e si tratta, da quanto insomma, vedo, di una mozione legata allo sviluppo di un applicativo che possa migliorare l'accesso civico. Va detto, e questo insomma, da quanto ne so, l'attività anche degli uffici sul tema dell'accesso civico, è un'attività importante e vanno anche ringraziati perché si tratta spesso di un'attività estremamente onerosa che richiede del tempo, che richiede un'attività, quindi se si va a una semplificazione è sempre, positivo. Va dato atto però che oggi noi esprimiamo un indirizzo che personalmente ritengo sia già in parte nelle linee programmatiche del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto prevede anche un onere, insomma, economico e quindi poi, come sappiamo, nell'ambito del codice dell'amministrazione digitale e poi di tutti i successivi atti applicativi di questo genere poi vanno programmati, sviluppati anche nel piano triennale ICT. Su questo voglio ricordare che è a mia prima firma all'attenzione delle commissioni e già, se non ricordo male, credo che sia stato dato recentemente anche il parere favorevole della commissione Cultura, una proposta legata proprio all'individuazione della città piattaforma, cioè della concezione di come Roma capitale rispetto agli applicativi deve porsi e quindi in continuità con il nuovo piano triennale. Quindi, come dire, l'indirizzo principale che poi va fatto a mio avviso con delibera e quindi sulla base degli atti, insomma, di maggioranza già è in corso, quindi da questo punto di vista, se poi la consigliera lo vuole votare oggi, non c'è nessun tipo di problema, noi siamo favorevoli. Se lo vuole ripresentare nell'ambito di quella discussione, visto che si parlerà comunque, l'indirizzo che noi abbiamo dato è quella di una permanente e soprattutto totale digitalizzazione, automatizzazione anche dei procedimenti. Rilevo che è importante, diciamo, il tema dell'accesso civico. Ci sono anche altri procedimenti che in ottica di priorità sicuramente potrebbero avere anche altrettanta importanza. Pensiamo anche a tutti gli aspetti legati al commercio. Il Presidente Goia recentemente abbiamo fatto una seduta di commissione su questo e riuscire anche quel mondo, quel settore che è molto complicato a digitalizzarlo, sicuramente anch'esso ha una priorità. Insomma, è ovvio che per portare avanti poi un indirizzo di questo senso bisognerà immaginare poi nel futuro, e a questo punto non credo che verrà vista la sua attuazione magari piena in questa consigliatura, ma in ogni caso sicuramente concorre a quello che è l'attività che già noi stiamo facendo e quindi voteremo favorevolmente a questa mozione. Grazie.